uno dei problemi che appassiona l'opinione pubblica guardando all'anno 2000 è il tema del tempo, cioè del clima. E molti si chiedono che tempo farà da qui all'anno 2000, cosa sta cambiando. Altri si chiedono ma come funziona la macchina del tempo? Nell'era atomica, nell'era nucleare, quali sono gli studi che a vari livelli nel mondo si stanno effettuando intorno a questo tema che ovviamente è appassionante perché riguarda la nostra vita su questo pianeta, riguarda l'economia, riguarda il futuro stesso dell'umanità. La nostra inchiesta, appunto, è un viaggio in alcuni istituti di ricerca, in particolare negli Stati Uniti, per verificare come e che cosa si sta facendo per conoscere, nei limiti del possibile, le previsioni del clima degli anni a venire. Questo nostro viaggio è anche una riflessione su alcuni temi che ci angosciano ancora oggi, ad esempio il grande tema della siccità. Continuerà ancora? Il nostro pianeta sarà condizionato dalla siccità in qualche modo, e in modo drammatico forse, come è avvenuto qualche anno fa negli Stati Uniti, come in parte avviene nel nostro paese, nel sud dell'Italia, la mancanza di acqua, la crisi dell'agricoltura. Insomma, ci si chiede, si va verso l'era del caldo oppure la temperatura del nostro pianeta tenderà a raffreddarsi? Su questi interrogativi vi sono approfonditi studi in varie parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti, e lì nel Colorado noi abbiamo visitato un grande centro di ricerca che fa delle ipotesi, cerca di dare delle risposte. Vediamo l'inchiesta realizzata da Ugo Adilardi e dal giornalista Altavilla a che punto ci conduce. Mio Dio, vola verso nord. Erano anni che non vedevo un'anitra. Non sapevo che ne esistessero ancora. Andiamo veramente verso una nuova era glaciale? Vedremo pietrificarsi le onde degli oceani? Vi è stato qualche segno premonitore. Nel 1968 le due Americhe hanno sofferto il più gelido inverno degli ultimi 200 anni. Qualche scienziato è convinto che il nostro periodo interglaciale, il quinto degli ultimi 450.000 anni, potrebbe portare a una nuova età del freddo. Ma secondo la maggior parte degli studiosi, ciò potrebbe avvenire soltanto se dovesse rapidamente diminuire il calore che riceviamo dal Sole, o se dovessero verificarsi eruzioni vulcaniche di portata gigantesca. Ma è ben difficile che ciò possa accadere. Alla conferenza mondiale sulla meteorologia, svoltasi nel 1979 a Ginevra, quasi tutti i delegati hanno escluso la possibilità di una nuova epoca glaciale durante il 2000. Ma hanno ricordato che negli ultimi 50 anni abbiamo avuto il più instabile e anormale clima registrato dopo la fine del Medioevo. Un clima, a dir poco, pazzo, con tutto quel che ne consegue.
Il clima influenza la nostra vita soprattutto per ciò che riguarda l'alimentazione, che diventerà uno dei problemi maggiori man mano che questo secolo volgerà al termine. La crescita delle popolazioni, le richieste dell'uomo per una migliore qualità dell'alimentazione, ogni sorta di pressioni per incrementare la produzione alimentare saranno nei titoli di testa per i prossimi 20 anni e oltre. Come si inserisce il clima in questo discorso? Tutti ricordano che nel 1972 non si parlava molto del problema dell'alimentazione nel mondo. Poi, all'improvviso, nelle riviste e nei giornali abbiamo incominciato a sentire parlare della carestia in Africa, della fame in India, e a vedere quelle foto impressionanti di corpi gonfi, soprattutto di bambini. Ancora una volta, nei telegiornali della sera e nelle riviste, verso la metà degli anni 70, si incolpava la siccità di queste catastrofi. Siccità nell'Unione Sovietica, siccità in Africa e in India, ma non era solo la siccità. Vi erano anche le alluvioni nel Bangladesh e così pure i problemi con il raccolto dei cereali negli Stati Uniti. La gente incominciò a chiedersi: cos'è accaduto al clima? Tutto il caldo che manca in Europa c'è invece e soffocante oltre Atlantico. L'ondata torrida che ha investito gli Stati Uniti non accenna a diminuire. Finora le vittime sono 1167. Nell'Oklahoma, a cui si riferiscono queste altre immagini, c'è stata una giornata di preghiera per invocare la pioggia. Campi di grano bruciati dal caldo, interi raccolti distrutti. I danni subiti dall'agricoltura nel solo stato dell'Oklahoma ammontano a diversi milioni di dollari. Scarsissimi raccolti di erba medica, grano, cotone e soia. I contadini svendono il bestiame perché non possono più nutrirlo. Sono 29 giorni consecutivi di caldo tropicale. Se entro una settimana non pioverà, i contadini sopporteranno conseguenze disastrose. Queste altre immagini vengono dal Texas, dove la siccità e gli incendi durano ormai da più di 6 settimane. L'anno scorso, nello stesso periodo, si erano verificati solo una 50 di incendi. Quest'anno sono stati già 265. Squadre di bulldozer gettano terra sulle fiamme. Difficile è l'opera di spegnimento perché le temperature sono altissime e procurano malori a chi cerca di arginare il fuoco. Se anche nel Texas non pioverà presto e abbondantemente, la situazione diventerà sempre più drammatica per l'agricoltura, per il bestiame e soprattutto per gli uomini. Per quel che riguarda l'agricoltura, l'uomo si difende dalla siccità, almeno nei paesi industrializzati, con l'irrigamento artificiale. Ma per quanto i progressi in questo campo siano stati enormi, nulla possono pochi getti d'acqua collocati a grande distanza l'uno dall'altro contro una lunga siccità. Se il 2000 ci porterà temperature più elevate, e questa è una delle ipotesi proponibili, le conseguenze potrebbero essere tragiche. Potrebbe sciogliersi parte del ghiaccio intorno al Polo Nord e il livello delle acque aumenterebbe, minacciando di sommergere ad esempio l'Olanda. Le conseguenze del riscaldamento dell'atmosfera si farebbero sentire in tutti i campi, nell'agricoltura, nell'allevamento del bestiame, nel turismo, nella pesca. Vedremo olivi e viti attecchire nei paesi scandinavi. Andremo a trascorrere l'estate in Lapponia per evitare il gran caldo del Mediterraneo. Vedremo comunque cambiare molte cose, e non sempre per il meglio. Va detto però che, per fortuna, i mutamenti climatici sono estremamente lenti, se non in presenza di fatti straordinari. Ma all'inizio del 2000, gli abitanti del globo con molta probabilità saranno 6 miliardi e mezzo. Il fabbisogno di cibo sarà del 100% superiore a quello attuale. E l'aumento della temperatura, provocando lunghe siccità, produrrebbe tragiche carestie. Alberi spogli, terreni disseccati, acqua sempre più scarsa. Comunque un fattore decisivo di crisi economica. Forse nei 12 anni in cui ho fatto l'agricoltore, questo è stato uno degli anni peggiori. Eravamo 25 centimetri sotto il livello normale delle piogge. In questa parte del Texas il livello normale delle piogge è sui 66 centimetri e credo che abbiamo finito con averne 40 centimetri. Ma il problema è stato che questi 40 centimetri di pioggia che abbiamo avuto non sono stati distribuiti come dovevano per far crescere l'erba e le piante.
Il clima è rimasto secco per più di 60 giorni e molti raccolti stavano per morire prima che finalmente venisse un po' di pioggia. Poi ha piovuto, credo, 2 volte a 1 mese di distanza ed entrambe le piogge sono state molto abbondanti per questa parte del paese, erano di circa 10 centimetri, ma molta di quest'acqua è andata persa. Non so se le siccità siano più o meno frequenti, ma sembra sempre più difficile avere una buona quantità di pioggia per noi. Forse è la mia immaginazione, forse adesso ci vogliono dei raccolti migliori per far quadrare il bilancio, non lo so. Personalmente non ho avuto perdite di bestiame quest'anno per la siccità, ma ho perso dell'erba e avevo speso molti soldi per piantarla in primavera. All'inizio c'è stata parecchia pioggia e incominciò a crescere bene, poi in estate venne il caldo e il tempo secco e gran parte è andata perduta, così la devo riseminare l'anno prossimo. Ma per fortuna avevo parecchio fieno sotto mano e il mio è un piccolo allevamento. So però che molti hanno perso del bestiame a causa della siccità. Se il clima cambia e sta cambiando, se il clima diventa più caldo e può diventare più caldo, l'uomo deve tentare di proteggersi. Cosa avverrebbe a queste mandrie di Coalinga in California se sopravvenissero lunghi periodi di siccità? Si tratta di più di 100.000 capi di bestiame allevati intensivamente in pascoli non molto estesi. La mancanza di foraggi sui campi non più irrigati avrebbe conseguenze disastrose per gli animali e per l'insieme dell'economia. La stessa cosa va detta per altre nazioni, l'Argentina per esempio, o molti paesi africani, particolarmente dediti all'allevamento del bestiame. Già nel 1968, durante un periodo di grande siccità nelle regioni intorno al Sahara, si verificò una diminuzione del 6% nella produzione di cereali in molti paesi a clima moderato. E ancora, alla fine del 1973, la quasi totale mancanza di precipitazioni durante la stagione delle piogge provocò nella sola Somalia la morte di più di 2 milioni di capi di bestiame. E forse questo l'aspetto più drammatico, l'avvenimento che ha le maggiori probabilità di verificarsi se le temperature dovessero divenire anche di poco più elevate. Nei prossimi anni le crisi alimentari sarebbero ricorrenti e la ricerca di equilibri politici non è facile per paesi assediati dalla siccità e dalla fame. Anche la pesca risentirebbe di eventuali mutamenti climatici. Già adesso molti pesci appaiono o scompaiono da alcuni mari a seconda delle variazioni della temperatura. Lungo le coste del Perù, ad esempio, si presenterebbe con più frequenza El Niño, la corrente calda che arriva nei giorni di Natale, del Bambin Gesù, del Niño appunto. Questa corrente provoca la fuga dei pesci che vanno a cercare acque più fredde e ha disastrose conseguenze per l'economia peruviana, in larga misura dipendente dal mare. Ancora una situazione che rischia di divenire sempre più drammatica con l'avvicinarsi del 2000 e di eventuali temperature più elevate. I problemi legati ai mutamenti climatici ci riguardano direttamente, nell'immediato, per i prossimi anni. Anche in Italia il clima sembra di anno in anno più instabile. Stagioni fuori del loro periodo annuale, siccità, poca neve d'inverno e quindi poca acqua in primavera, oppure improvvisa abbondanza di piogge e straripamento dei fiumi, del resto mal regolati. Sono problemi di oggi, di quest'anno per esempio, in cui intere regioni hanno risentito in modo determinante della scarsità di precipitazioni nevose. Il turismo stagionale, che per alcune zone rappresenta in pratica l'unica risorsa economica, si contrae paurosamente e le strutture produttive, prive di programmazione adeguata, vengono messe in crisi. Oltre all'aumento impressionante degli incendi, queste immagini si riferiscono a uno dei tanti che si sono sviluppati anche d'inverno in Liguria, tra gli alberi secchi e la terra disidratata, tutto il regime delle acque viene ad essere sconvolto e con esso le capacità energetiche delle centrali idroelettriche e l'intera economia. Sono problemi di oggi, dicevamo,
ma saranno ancor più problemi dei prossimi decenni se effettivamente i mutamenti climatici, l'eventuale aumento della temperatura, dovessero verificarsi. E non sembra ci si preoccupi abbastanza di una simile eventualità. Il clima influisce sulla produzione di anno in anno e abbiamo imparato che bisogna proteggere i consumatori con riserve di cereali o di altro tipo di cibo, ma anche proteggere i produttori con mercati per i loro prodotti, con disponibilità di risorse e con una sicurezza finanziaria che permetta loro di poter investire e produrre di più per noi nel futuro. Così il clima agisce insieme alle funzioni sociali. Dobbiamo saperci amministrare, non preoccuparci solo del clima, ma imparare a vivere con il clima e le sue fluttuazioni attraverso i cambiamenti sociali. Avendo i dati della crescita delle popolazioni per il futuro e la necessità assoluta di produrre più cibo e proteggere sia i consumatori che i produttori, credo che imparare a vivere con gli eccessi del clima anno dopo anno sia uno dei problemi più importanti che l'umanità dovrà affrontare nei prossimi 25 anni. L'aumento della temperatura favorirebbe la nascita di nuove zone desertiche. Vaste zone dell'India e dell'Africa centrale potrebbero assumere l'aspetto di un panorama lunare. Già negli ultimi 50 anni, nelle regioni a sud del Sahara, 700.000 km quadrati di terreni coltivati sono stati inghiottiti dai deserti. E già ora le terre semidesertiche rappresentano un terzo della superficie del globo non coperta dalle acque. Durante la lunga stagione senza piogge, il suolo e la vegetazione risentono dei forti venti e registrano un'alta percentuale di evaporazione. Viene a mancare l'acqua, che diventa una rarità. E dopo ogni siccità diventa più difficile il ritorno dei terreni alla fertilità. Bambini denutriti, donne che vanno a cercare l'acqua sul fondo di pozzi spesso limacciosi, uomini disperati per la mancanza di cibo. 600 milioni di persone oppresse già ora dalla siccità e dalla fame. Se le terre dove l'acqua non arriva quasi mai si estenderanno, ed è probabile, quanti saranno i nuovi affamati? E cosa si potrà fare se già oggi niente viene fatto? Negli ultimi 10.000 anni, soltanto le zone intorno all'equatore hanno conosciuto una certa stabilità di clima, mentre in quasi tutte le altre zone, agricoltura e pastorizia si sono spostate verso settentrione. I fossili trovati nelle montagne e lo studio dei ghiacciai permettono di conoscere il clima che ha regnato in determinate epoche in alcune zone del globo. La ricerca si è enormemente sviluppata negli ultimi anni. Satelliti meteorologici fotografano quotidianamente tutto il globo terrestre. Computer sempre più efficienti elaborano dati, consentendo analisi e previsioni. Con l'ausilio di nuove tecniche e nuovi strumenti, si chiedono al passato informazioni sulle temperature, sulla composizione atmosferica, sulla quantità di pioggia. Tra i ghiacci della Groenlandia vengono estratti, fino a 1300 metri di profondità, campioni di ghiaccio, le cosiddette carote, per analizzare il clima in zone relativamente stabili. Anche lo studio degli anelli di crescita degli alberi permette di trarre importanti considerazioni sugli ultimi 2000 anni.
In particolare nelle foreste americane, qui siamo in California, i giganteschi sequoia, alberi millenari, forniscono indicazioni precise sull'umidità, la quantità di acqua, la temperatura, che si sono susseguite anno dopo anno in quelle zone. E con la conoscenza delle condizioni climatiche del passato, emergono anche teorie e ipotesi per il presente, previsioni per il futuro. L'età del freddo, l'età del fuoco restano, polarità estreme, indicazioni affascinanti e angosciose per il nostro futuro. Le immagini contrapposte delle immense distese di sabbia o di ghiaccio si propongono alle nostre paure. Anche lo studio delle nubi è essenziale per la conoscenza della formazione del tempo. Per molti anni le nuvole erano state studiate soltanto dal di fuori, cioè da terra. Ora gli scienziati vanno ad esaminarle dall'interno, attraversandole con sofisticati aerei laboratorio. E ancora una volta si cercano applicazioni pratiche della ricerca. Le nubi possono essere inseminate con cristalli di cloruri e ghiaccio secco per favorirne la precipitazione. Negli anni 60 di questa tecnica si servì l'esercito americano per inondare di pioggia la pista di Ho Chi Minh in Vietnam e cercare di rallentare i rifornimenti alla guerriglia. Sembravano ipotesi fantastiche. In realtà il 2000 era già cominciato. Un altro aspetto degli sforzi che vengono fatti per controllare il clima riguarda lo studio dei tifoni. Le analisi di laboratorio e l'indagine sul campo sono due elementi dello stesso tipo di ricerca. I tifoni vengono seguiti ora per ora, analizzati, i loro spostamenti, la loro intensità osservati costantemente dalle numerose stazioni meteorologiche. Quando arrivano a destinazione in zone abitate, distruggono in pochi minuti intere cittadine e migliaia di ettari di raccolto. Hanno l'effetto devastante delle bombe nucleari. E, come per le bombe, si scatena la lotta per il loro controllo. Sono fenomeni studiati in particolari laboratori, come questo di Chicago, dove vengono artificialmente prodotti movimenti simili a quelli che danno vita ai cicloni, ai tornados, alle trombe d'aria. L'uomo è infatti ormai in grado di deviare un tornado. Anche per questo, nel 1972, fu proposta e firmata una convenzione internazionale che metteva al bando ogni tentativo di modificare il tempo a fini bellici. Non si tratta solo di ipotesi per il futuro, anzi è già più volte accaduto che un ciclone sia stato deviato da un paese all'altro. Pochi anni or sono, alcuni paesi dell'America centrale presentarono alle Nazioni Unite un esposto contro gli Stati Uniti che per salvare la Florida da una tempesta d'aria avrebbero impiegato un'intera flotta aerea per deviare il ciclone verso il Messico e il Guatemala, dove scaricò tutta la sua furia, arrecando danni enormi e provocando centinaia di vittime. Tutto questo dunque è già accaduto. Tutto il resto potrebbe accadere se non si determineranno condizioni politiche tali da indirizzare la ricerca verso traguardi diversi. Vicino tutto attorno migliaia e migliaia di alberi secchi. Radiografia delle zampe di un bue che vive nei paraggi.
sterminio di uccelli e di insetti utili all'agricoltura. Inquinamento per infiltrazione di fiumi e oceani. Fissaggio di veleni nell'organismo degli esseri viventi, compreso l'uomo. Minacce di prigione e di morte non li fermerebbero. Questi non li hanno fermati. Il lavaggio delle petroliere. Ma nessuno li ha mai minacciati. Non solo il rumore. L'espulsione di ossido di azoto distrugge la fascia protettrice di ozono. Quando il traffico sarà raddoppiato, non ci sarà più cielo azzurro. Gli studiosi hanno preso in esame le città ed hanno scoperto che il loro clima è spesso molto diverso da quello della vicina periferia. Se per esempio vivete a New York o a Parigi o anche a Roma ed è una fredda notte invernale e ascoltate le previsioni del tempo, queste potrebbero benissimo dire che stanotte la temperatura sarà di circa 0 gradi in città e meno 5 in periferia. Vi siete mai chiesti perché la periferia è più fredda? Una delle ragioni principali sta nel fatto che tutta la gente e tutto il calore generato in quella città riscaldano il clima della città stessa. È ciò che noi chiamiamo isola di calore urbano. Difatti, ogni grande città provoca questo effetto. Il cemento, la pietra, trattengono il calore di notte, impediscono l'evaporazione dell'acqua. Vediamo così che gli uomini stanno modificando il clima su scala locale e il clima è quindi diverso. Voglio farvi vedere un esempio. Anni fa fu fatto uno studio approfondito sulla città di St. Louis negli Stati Uniti. St. Louis è una zona di pianura dove viene emanata una gran quantità di calore e dove si svolgono molte attività. È quindi un'isola di calore urbano. La domanda era: che effetto ha questa isola oltre quello sulla temperatura? Influisce anche sulle piogge? Furono installati dei pluviometri tutto intorno e per anni si cercò di scoprire se pioveva di più o di meno nel centro della città che fuori. Ecco il risultato ottenuto, che fu sorprendente per alcuni. Se si guarda la città di St. Louis, si può notare che in questa area avviene solo il 95% della media delle piogge. Se poi si va a guardare sottovento, c'è il 115% della media delle piogge. E se ci si allontana a forse 50 km di distanza, si torna alla normalità. St. Louis, nel Missouri, a valle della confluenza con il Mississippi, la mitica porta dell'Ovest, l'ottava città degli Stati Uniti. Ormai è un esempio storico nell'analisi delle modificazioni climatiche. Un tempo, quando era un centro agricolo, St. Louis godeva di un clima secco e costante. Ora subisce piogge frequenti e spedisce battaglioni di nuvole nelle zone limitrofe. La colpa non va data ai capricci del tempo. Sono le numerose industrie della città a modificare il clima, immettendo polveri e aerosol nell'atmosfera, con conseguente aumento delle precipitazioni piovose. Un aumento del 20%, ancora più accentuato durante l'estate. Le nuvole, e verrebbe quasi voglia di chiamarle nubi artificiali, si formano sopra la città e vengono portate dai venti nelle vicine province, dove scaricano pioggia e talvolta grandine. Il clima di St. Louis sta diventando sempre più vulnerabile ed è l'uomo a ferirlo, ha detto il climatologo americano Robert White, presidente della Conferenza Meteorologica Mondiale. E ha così confermato l'opinione del sovietico Fedorov, secondo il quale l'importanza delle attività umane nella composizione dell'atmosfera può essere ormai paragonata ai fenomeni naturali, anche se non ne raggiunge l'intensità. A
Anche in altre città americane, le attività industriali hanno portato a un mutamento del clima. In alcune di esse, ad esempio, gli scarichi industriali provocano la nascita di una perenne cortina di nebbia fredda. E questo non avviene certo soltanto negli Stati Uniti. Dunque, è dimostrato, e le ricerche sul campo e le analisi di laboratorio stanno a testimoniarlo, che le attività umane possono provocare cambiamenti climatici locali. È probabile che provochino cambiamenti su scala regionale. È infine possibile che i mutamenti riguardino, in tempi non troppo lunghi, l'insieme delle condizioni climatiche della Terra, anche se gli scienziati non sono ancora in grado di quantificare con precisione le conseguenze sul clima dell'industrializzazione. Ma gli studi di St. Louis hanno comunque dimostrato che la questione riguarderà il nostro futuro, se non vogliamo lasciare al caso, o meglio, agli interessi delle grandi industrie, la responsabilità di decidere per tutti noi. Per sviluppare e approfondire la conoscenza della natura e per tentare di rilevarne in anticipo le intenzioni, quasi tutti i paesi del mondo partecipano a programmi per lo studio del clima. Americani e sovietici, francesi e canadesi hanno messo aerei, navi, tecnici a disposizione degli studiosi. È nata una flotta internazionale. Si lavora con i computers sulle informazioni dei satelliti e si lavora in zone estesissime per le analisi dirette. Temperatura, umidità, direzione e intensità dei venti, composizione dell'atmosfera, salinità e contenuto in ossigeno delle acque. L'insieme dei fattori che determinano il clima viene studiato da anni, giorno dopo giorno. Piccole zattere con l'appoggio di navi più grandi vengono dislocate negli oceani a raccogliere con strumenti sempre nuovi informazioni di ogni genere. Questa singolare nave oceanografica immerge la poppa nelle acque per fornire dati ai laboratori che a prua restano in superficie, pronti a fare nuove richieste. Si spendono miliardi di dollari e sono pochi, perché la conoscenza del clima è ormai di vitale importanza. Il tempo a disposizione non è molto, la necessità di saperne di più inderogabile. Aerei attrezzatissimi, veri e propri laboratori, vengono impiegati assieme ai palloni sonda per le analisi dell'atmosfera, perché è su di essa che si appuntano le maggiori preoccupazioni. La composizione dell'atmosfera sta infatti cambiando e tutto lascia prevedere che i mutamenti saranno sempre più rapidi e decisivi. La rivoluzione industriale ha determinato in pochi decenni mutamenti che prima avvenivano lentamente, nei secoli, nei millenni. È stato dimostrato come il cambiamento anche di un solo grado nella temperatura superficiale del globo sia il cambiamento climatico più grande mai sperimentato sulla Terra dalla piccola era glaciale in poi, cioè da centinaia di migliaia di anni. E il riscaldamento ai poli può essere abbastanza forte da implicare alla fine un mutamento nel livello dei mari. Abbiamo fretta di capire soprattutto questo aspetto del problema climatico, il rapporto tra industrializzazione e clima. Per necessità energetiche, chiaramente l'uomo ha consumato molti combustibili prima lasciati, depositati sotto la costa terrestre. Bisognerebbe ricordare appunto alcuni valori per capire di che cosa si parla in questo momento. Negli ultimi 100 anni si è passato ad emissioni nell'atmosfera tali da portare, da passare da 20.000 tonnellate di piombo all'anno a circa 400.000 tonnellate. E per l'anidride solforosa, che è uno degli elementi che maggiormente vengono immessi nell'atmosfera da parte delle centrali a carbone, anche delle centrali che invece vanno ad olio combustibile, si è passati da 13 milioni di tonnellate emesse in un anno a 190 milioni di tonnellate. Sono cifre e valori decisamente spaventosi che devono essere messi nel conto complessivo del bilancio ambientale rispetto anche
alle ipotesi climatiche che si fanno. Ecco, bisogna ricordare questi fatti perché se esistono i vulcani attivi sulla Terra che emettono quantitativi enormi appunto di anidride solforosa, di biossido di carbonio, di metalli pesanti, di particelle e condizionano con questa loro attività il clima globale della Terra, del nostro pianeta, esiste anche un altro vulcano, cioè che è l'umanità, il vulcano uomo, il quale produce anch'esso tutta una serie di emissioni specifiche che vanno dai metalli pesanti. Una centrale, per esempio, termoelettrica a carbone, quella in cui ci troviamo, è una centrale che emette quantitativi rilevanti di metalli pesanti, decine di tonnellate all'anno che si disperdono nel corpuscolo atmosferico e che entrano negli ecosistemi e interferiscono chiaramente e hanno degli effetti climatici. Uno dei fattori inquinanti che non potete vedere è un sottoprodotto assolutamente necessario alla civiltà quale noi l'abbiamo creata. Questo fattore inquinante non è altro che il gas di anidride carbonica. Ora, noi esseri umani stiamo bruciando CO2 in un batter d'occhio, considerando il tempo geologico, e come risultato riotteniamo oggi l'anidride carbonica che fu deposta centinaia di milioni di anni fa. Ma la stiamo reinserendo così in fretta che si sta accumulando nell'atmosfera. Non importa se io brucio un pezzo di carbone qui nella mia casa nel Colorado, o se qualcuno ne brucia un altro pezzo in Italia, o qualcun altro ancora ne brucia uno in Australia o in Cina. Tutta l'anidride carbonica sommata viaggia intorno al mondo. È un problema mondiale. Non è qualcosa che possa essere risolta individualmente o dall'Italia o dagli Stati Uniti, ma da tutte le nazioni del mondo. Perché quando Colombo scoprì l'America e dimostrò che la Terra era rotonda, dimostrò anche che c'era un problema di atmosfera. Ogni particella d'aria che soffia sopra l'Italia soffia anche sopra tutti gli altri paesi e tutto il CO2 che noi emettiamo circola ovunque. Ma perché ce ne preoccupiamo? Perché l'anidride carbonica è uno di quei gas invisibili che l'energia vede ma che i nostri occhi non riescono a vedere. Essa provoca il famoso effetto serra. La luce del sole filtra attraverso l'anidride carbonica abbastanza facilmente e si tramuta in calore sulla superficie della Terra. Questo calore poi viene irradiato di nuovo nello spazio come radiazione infrarossa. L'anidride carbonica intrappola quel calore nello strato più basso dell'atmosfera, proprio come il vetro di una serra intrappola il calore del sole e mantiene calda la serra. Tutto ciò non è solo di interesse per gli scienziati, ma potrebbe benissimo mutare il clima. Gli economisti hanno previsto che l'aumento di CO2 nell'atmosfera sarà quasi del 100% verso la metà del prossimo secolo. Questo vuol dire che vi sarà allora nell'aria, per quel che riguarda il CO2, quasi il doppio di quanto ce n'era 100 anni prima, e ciò avrà una forte influenza sul clima. Uno dei modi per determinare questo impatto sul clima è di servirsi dei modelli matematici, di grossi calcolatori, di cercare di simulare i processi che hanno luogo nell'atmosfera, gli scambi di calore, i movimenti dei venti, eccetera.
con delle equazioni matematiche. Poi di calcolare il clima prevedibile in seguito a un raddoppio di CO2 in rapporto ai suoi livelli attuali. Quasi tutti questi modelli giungono alla stessa conclusione, cioè che il clima della Terra diventerà in media più caldo. I laboratori per il controllo dell'inquinamento atmosferico e in particolare dell'anidride carbonica sono dislocati in tutto il mondo, soprattutto in zone come l'Alaska o le Hawaii, su una montagna a 3.000 metri di altitudine, dove i processi di industrializzazione non sono direttamente presenti. Ma anche dalle zone più remote, i risultati raccolti e analizzati confermano l'andamento generale delle modificazioni nella composizione dell'atmosfera. Dunque, nell'insieme dei fattori che determinano il clima e la temperatura, l'effetto serra e il relativo riscaldamento complessivo sono dati acquisiti. Nel gennaio del 1981, dopo anni di ricerche, è stata pubblicata a cura del Consiglio per la qualità dell'ambiente una relazione sul problema del CO2, richiesta dal Congresso degli Stati Uniti. Queste le conclusioni. Non siamo ancora in grado di determinare esattamente l'impatto dell'anidride carbonica sul clima. Abbiamo solo delle indicazioni. Ma prima che i risultati definitivi possano essere noti, potremmo aver consegnato le future generazioni a un mondo alterato, migliore forse per taluni aspetti, ma con un insieme di rischi senza precedenti. Now you may think warmer is better. Well, that depends. In fondo si potrebbe pensare che più caldo fa, meglio è. Dipende. Se viveste vicino al Polo Nord, pensereste così. Un caldo maggiore non è necessariamente un fattore positivo. Un caldo maggiore è diverso, ed è questa diversità che è importante. Perché se fa più caldo vi possono essere degli spostamenti delle fasce cerealicole verso nord o verso sud nell'emisfero meridionale. Possono cambiare le fasce delle piogge e possono mutare le aree nelle quali noi siamo abituati a vivere e dove il rifornimento idrico ed agricolo sono stati adattati. Ecco perché si chiede agli scienziati quanto è grave il problema dell'anidride carbonica. Noi non abbiamo una teoria ben definita. Abbiamo piuttosto delle domande da porre. Una domanda interessante è questa. Vogliamo correre il rischio che col passare del tempo il nostro clima si modifichi, che la produzione alimentare sia effettuata in altro modo, che alcuni ci guadagnino ed altri ci perdano? Vogliamo forse sciogliere dei ghiacciai ed innalzare il livello del mare di parecchi metri? Oppure porre un termine a tutto questo e cercare di fare qualcosa di diverso?